Utenti della Bussola TV, siamo in collegamento con il sindaco di Afragola, Antonio Pannone. Ieri abbiamo sentito delle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che già nel 2018 parlò di questa eventualità di uno stadio nel territorio di Afragola. Sindaco, la domanda è: ma il presidente, lei l'ha sentita in queste settimane? Sì, il presidente mi ha contattato una decina di giorni fa, ha chiesto delle informazioni, annunciando questo interesse che convenivamo entrambi, nasce da alcuni aspetti sicuramente centrali, la disponibilità di suoli nel territorio di Afragola, che è un dato importante che noi stiamo adeguatamente valorizzando nel procedimento di approvazione definitivo del nuovo piano urbanistico comunale, che è addirittura d'arrivo, e dall'altra la posizione assolutamente centrale, baricentrica di Afragola, in parte della zona che arriva al confine con Casalnuovo e Dacerra, dove c'è anche la stazione dell'alta velocità, che consente attraverso una ricognizione anche di ordine generale, di verificare l'importanza di una serie di collegamenti assolutamente di fondamentale rilevanza. Pensiamo appunto alla linea ferroviaria, la vicinanza dell'autostrada, dell'asse mediano, del metro regionale e in futuro anche della cosiddetta LAN 10, la linea metropolitana Afragola-Napoli, che per la quale è stata già effettuata in corso di definizione la procedura di gara e che prevederà tre stazioni ad Afragola. Quindi c'è questo grande interesse, il Presidente ribadiva la volontà del Napoli di poter disporre finalmente di una cittadella scolastica, di una cittadella sportiva con diversi impianti all'interno dei quali possano svolgere attività calcistica, di preparazione, di allenamento, tutte le squadre, dalla prima squadra fino alle squadre giovani. Quindi, sindaco, non si è E che parlato faceva su. riferimento Stavo dicendo, non. nella conversazione telefonica, il presidente è partito da questa necessità, Ok. dicendo che era andato a fare anche altre verifiche presso altri comuni, ma che riconosceva ad Afragola, come dire, delle caratteristiche sicuramente più qualificanti e più funzionali rispetto agli obiettivi. Poi lei Quindi il Presidente non la l'ha contattata solo per lo stadio, ma anche per la cittadella sportiva, insomma, per. Anche se ha fatto capire che ci può essere un discorso di ordine generale, però il focus che è emerso nella conversazione telefonica a cui facevo riferimento era ovviamente incentrato sulla necessità di lasciare a un certo punto il centro di Castelvolturno, di poter disporre di una struttura più grande, più funzionale, più adeguata alle ovviamente legittime ambizioni di una grande società come Napoli. Certo, quindi questa è una notizia importante perché in tanti ieri pensavano che le parole del presidente De Laurentiis fossero soltanto, come dire, una boutade, così per dare fretta al sindaco di Napoli, Manfredi, invece, si è già mosso, insomma, il piano B c'è. Il piano B nasce, credo, questo poi bisognerebbe chiederlo al Presidente, da una visione d'insieme per la quale credo che il Presidente miri a disporre di un quadro organico al cui interno ci possono essere tutte le strutture necessarie per la formazione degli atleti delle squadre, delle varie squadre, a partire da quelli ovviamente della prima squadra, per poi anche tenere in considerazione, collegando a quello che è emerso ieri, tenere in considerazione il dato che sia a Napoli dovessero delinearsi quelle criticità a cui faceva riferimento, il piano B vada a corroborare, ad arricchire questa idea, questo progetto di cui mi ha reso partecipe qualche giorno fa. Quindi la zona comunque più o meno, come dire, localizzata intorno alla TAV, credo. Certo, dove c'è storicamente questa grande disponibilità di suoli, ovviamente io ho fatto presente al Presidente che chiedeva giustamente dal suo punto di vista procedure agili, burocrazia zero, ho fatto presente che si tratta di suoli privati e che quindi vanno innescati una serie di processi fondati poi anche su una logica di domanda e offerta, come è legittimo che sia, Certo. sia per quanto riguarda coloro che sono i proprietari di quelle aree, sia per quanto riguarda poi le mire e gli obiettivi dell'investitore. Grazie Chiaro, no? sindaco per queste Credo dichiarazioni di essere stato importanti. chiaro. Sì, chiarissimo, chiarissimo. Ringrazio per l'attenzione e per
per l'informazione che garantite ogni giorno.